La disponibilità e il controllo delle risorse idriche sono diventate anche per l'America centrale questioni di grande rilevanza per il futuro di milioni di persone. L'hanno chiamata la carovana dell'acqua, quella che, partita dal Nicaragua e promossa dal Comitato Italiano per un Contratto Mondiale sull'Acqua, ha visto numerose organizzazioni non governative di diversi paesi svolgere una ricognizione in 4 stati nel continente centroamericano. Euronews l'ha seguita. L'ingresso dei grandi gruppi privati nella gestione delle reti idriche, le sue ricadute per chi ha nell'accesso all'acqua una fonte primaria di sopravvivenza, sono state il primo oggetto di interesse di questi osservatori itineranti. Il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua è un'organizzazione che opera in Italia ma fa parte di una rete internazionale. Lo facciamo sia attraverso un'attività che coinvolge i comitati di base, che coinvolge le comunità locali, che coinvolge tutta l'espressione della società civile che non intende appoggiare i processi di privatizzazione, in quanto l'acqua è ritenuta un bene comune dell'umanità, è ritenuta un bene indispensabile alla vita e quindi non mercificabile. Non può essere gestita con le regole del mercato. Quella del Centro America è una economia in lenta ricostruzione. L'intera rete delle infrastrutture richiede ammodernamenti profondi, enormi investimenti, ma il tessuto amministrativo inefficiente, l'impreparazione nel tenere il passo della globalizzazione, la corruzione generalizzata espongono a dei rischi. Gli accordi economici stipulati da questi paesi con l'Unione Europea a partire dal 2007, in vista di una maggiore libertà di mercato, rischiano di non tenere nel dovuto conto la debolezza economica della regione e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Si tratta quindi di un rapporto tra le parti sbilanciato. È l'opinione di un ingegnere civile nicaraguense attualmente molto impegnato sui temi dello sviluppo sostenibile. Attualmente sta in conversazione un trattato di. Si sta discutendo in questi mesi un trattato di libera associazione con l'Unione Europea, ma non è altro che un accordo per il libero commercio che ricalca quelli che abbiamo già stipulato con gli americani. Il fatto è che l'Unione Europea è in una posizione di forza rispetto a noi, avendo ottenuto l'inserimento di una clausola che dice in sostanza: tu, Centroamerica, devi darci lo stesso che hai dato agli americani. La tua biodiversità, l'acqua e soprattutto la tua catena di accumulazione agricola. Questo equivale a spogliarci di tutto. Noi non siamo paesi industrializzati. Se un qualsiasi produttore italiano, spagnolo, svedese, di un qualsiasi paese europeo viene qui, coltiva, produce, se fallisce lascia a noi tutte le conseguenze. In questi paesi non sono le risorse a mancare. Per molti versi si tratta di mercati il cui potenziale va ancora largamente sfruttato. Ma se il processo di sfruttamento delle risorse fosse troppo rapido, le conseguenze, innanzitutto sul piano ambientale, potrebbero essere molto gravi. Perché questi trattati possano funzionare, c'è bisogno che in questi paesi vengano costruite tutta una serie di infrastrutture, dighe, ne sono previste più di 300, aeroporti, gasdotti, corridoi commerciali da un oceano all'altro e così via. Questi paesi sono parte del corridoio biologico mesoamericano, che è una zona ricchissima da un punto di vista ambientale. Come biodiversità sembra che sia seconda solo all'Amazzonia, ricchissima di ricchezze naturali, di specie, animali, vegetali e quindi tutte risorse molto appetibili. In questo viaggio che ha attraversato Nicaragua, Honduras, Guatemala e El Salvador, politici e amministratori europei, studiosi di materie ambientali, giornalisti hanno avuto modo di confrontarsi con aspetti inediti delle politiche di gestione dell'acqua in questi territori. Innanzitutto, il fatto che qui privatizzazione e gestione da parte di un ente locale spesso finiscono per coincidere. La pressione ad aprirsi al mercato obbliga i singoli governi a decentrare il controllo delle reti idriche pubbliche. Queste amministrazioni locali spesso non hanno fondi a sufficienza e quindi cedono con contratti a lungo termine alle compagnie private il controllo dell'acqua. Il risultato è il rapido aumento delle tariffe, che per una larga fetta di popolazione diventano insostenibili, senza peraltro migliorare realmente il servizio. Le associazioni locali in difesa degli utenti, che chiedono che il controllo dell'acqua resti pubblico, hanno in qualche caso subito anche pressioni e minacce. Un'esperienza importante da conoscere, una vera sorpresa per l'assessore all'ambiente della regione Liguria. Ecco, questo per noi in effetti è una cosa nuova, che anch'io non conoscevo bene, quindi è stato utile anche appunto venire qua e conoscere questa realtà. Da noi la municipalizzazione sarebbe, come dire, un fatto positivo, anzi,
in buona parte lo chiediamo. Chiediamo che appunto come dire, aziende che in questi anni si sono privatizzate ritornano ad essere di proprietà municipale, di proprietà comunale o comunque di consorzi di comuni. Invece qua abbiamo capito che nella realtà del Centro America, che naturalmente è diversa dalla nostra, la municipalizzazione può essere il primo passo per la privatizzazione. Scopo della missione è stato anche quello di valutare, partendo dalla situazione attuale, quale impatto potranno avere questi interventi legati alla privatizzazione, la costruzione di un così gran numero di dighe e quale sarà la ricaduta sull'ambiente. La difesa dell'acqua come bene universale è diventato anche qui, in America Latina, un obiettivo di organizzazioni non governative radicate a livello sociale. Grazie alla loro attività, in Ecuador, quello all'acqua è diventato un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. Dennis Garcia è il coordinatore del Forum Ecuadoregno per le risorse idriche. L'acqua è un patrimonio nazionale di uso pubblico, è una risorsa pubblica il cui utilizzo deve essere nell'interesse della popolazione. È l'uso che può dare ese patrimonio nel presente. Ma ciò a cui dobbiamo prestare attenzione è anche tutelare questo bene per le generazioni che verranno. Questo è avvenuto qui in Ecuador. Para legarlo, para heredarlo a las generaciones futuras. Dicendo che l'acqua è un patrimonio nazionale, la Costituzione ha proibito di fatto ogni forma di privatizzazione dell'acqua. Esporre all'attenzione internazionale quanto sta avvenendo nei paesi dell'America centrale era tra gli obiettivi della carovana dell'acqua, oltre a sottolineare come una serie di diritti che in Europa vengono considerati acquisiti, qui siano ancora fragili, evidenziando i risvolti dei processi di privatizzazione sulle fasce meno protette della popolazione e la necessità di attivare adeguati strumenti di controllo. Privatizzare l'acqua non ne fa un bene realmente più accessibile e anche in Europa gli esempi in questo senso non mancano. Conosco il caso di Parigi, dove è stato lo stesso sindaco ad avviare la marcia indietro per tornare da una gestione privata a una rimunicipalizzazione dell'acqua della città. La carovana dell'acqua ha visto in America centrale paesi le cui risorse richiedono tutela, dove è necessario uno sfruttamento sostenibile per non metterne in pericolo la disponibilità per tutti. Un ambiente da proteggere.